pronti? Bene. Ciao a tutti, buona serata. Sono contento di vedere così tanta gente in questa sessione. Questa sessione non è per me, è per voi, nel senso che in questa sessione vogliamo ottenere un solo obiettivo, che quando andrete a fare delle presentazioni non annoierete la gente. Spero di non annoiarvi, perché non è mai scontato, però fondamentalmente in questa sessione parte da un presupposto, che troppa gente si annoia nei meeting, nelle lezioni, nelle conferenze. Spero che oggi non vi siate annoiati, spero che oggi non abbiate trovato sessioni noiose. Spero che siate qui per cercare di capire alcuni suggerimenti, alcune cose che vi possono aiutare a rendere le cose poco noiose. La noia è terribile, tant'è che si parla di death by PowerPoint. L'avete mai sentita questa? Non è colpa del PowerPoint, però è una delle espressioni che in italiano non suona tanto bene, ma è una delle cose più famose che ci sono. Quante volte siete andati a una lezione o a una conferenza o a un meeting o ad esempio se siete una startup, quante volte avete sentito dei pitch e preferivate darvi delle martellate sulle ginocchia piuttosto che rimanere lì? Quante volte avete pensato che i bullet point si chiamassero bullet point perché uccidono qualcuno, cioè quando ne abusate sono veramente dei proiettili. Quante volte avete voluto veramente che vi suonasse il telefono, che vi chiamasse l'esattore delle tasse pur di uscire da una riunione, da una sessione noiosa? Ecco, io spero di darvi qualche consiglio, di dirvi qualche cosa che vi possa aiutare a combattere questa piaga. La chiamo piaga perché ogni giorno nel mondo ci sono 25 milioni di persone che soffrono per meeting noiosi, per lezioni noiose. Immaginate quanti studenti hanno a che fare con dei professori che magari sono dei bravissimi teorici, ma stanno così, stanno alla loro lavagna, oppure alla macchina dei lucidi, oppure hanno le slide, ma stanno così e leggono le slide. C'è un meme famosissimo che dice: vi hanno mai detto che leggere ad alta voce le slide non è presentare? Ecco, io non leggerò le slide, non ho neanche le slide. C'è un PC qui, ma il mio vero PC è un altro, lo uso come fosse il gobbo, ma più che altro perché questa presentazione è nuova, è la prima volta che la faccio e quindi avevo bisogno di darmi un attimino il filo. Avrei potuto usare tranquillamente la carta, però poi mi sarei incasinato perché a me piace muovermi, io sono fatto così. Se siete una persona più tranquilla che non ha bisogno di 4 metri di spazio vitale, potevate tranquillamente usare la carta. Io rischiavo di lanciare i fogli nei denti a quelli della prima fila e quindi ho preferito utilizzare un PC. Dicevamo, 25 milioni di persone ogni giorno soffrono a causa di PowerPoint, danno la colpa a PowerPoint, PowerPoint, Keynote, quello che volete, non è importante. La cosa peggiore sono le presentazioni fatte in PDF senza nemmeno mettere le slide a full screen. Quello veramente andrei col selfie stick che mi hanno appena regalato Intel a darglielo in testa al presentatore, perché perlomeno se devi usare i PDF come strumento di presentazione, mettili in full screen, fai un favore alla tua audience. Però il punto è un altro. Il punto è cercare di capire dove stiamo sbagliando. Vi siete accorti? Io non mi sono presentato. Ciao a tutti, sono Lorenzo Barbieri, faccio questo, è da 10 anni che faccio così, perché i primi 30 secondi, io adesso mi guardo in giro, a parte uno o due, tutti gli altri sono attenti, i primi 30 secondi sono il momento in cui io devo catturare la vostra attenzione. Quando io vi dico in questa sessione cercheremo di combattere la noia, è proprio per questo, questo è importante, io l'ho cambiata completamente perché ho visto alcuni miei colleghi americani parlare, sono rimasto affascinato e ho cercato di studiarne i segreti, per cui molte di queste cose le trovate su un sacco di speech di TED, le trovate sul sito di Microsoft. Alla fine vi metto tutti i video nelle risorse, quindi non è necessario che prendiate appunti, state con gli occhi su di me o perlomeno con le orecchie, ascoltatemi. Dopo capiremo perché ho usato prima gli occhi e poi le orecchie, ne parleremo tra un attimo. Quante volte avete avuto una bella idea? Siete andati in un meeting, perché questo è public speaking for geeks. Non è fare delle belle sessioni, perché magari molti di voi non hanno nemmeno intenzione di fare sessioni, eppure magari siete qui, perché a volte avevate delle belle idee, andate semplicemente nel meeting con i vostri capi e i vostri colleghi, e nel momento in cui presentate l'idea, la vostra idea va completamente inosservata, passa completamente inosservata, e poi magari la prima stupidata. Allora, la sessione è registrata, quindi utilizzerò un linguaggio molto edulcorato.
Questo è importante perché comunque mi hanno detto, mi raccomando Lorenzo, altrimenti avrei usato un sinonimo di stupidata molto più forte. Però la prima stupidata che dice il vostro collega, che però ha un tono di voce più impostato, riesce magari a farsi ascoltare di più, quella è l'idea del secolo e la vostra, che invece poteva essere un'idea geniale, non lo è. E questo è importante. La presenza, il fatto del linguaggio non verbale, il fatto del tono di voce è la cosa più importante. Le parole, quello che io vi sto dicendo non vi tiene attaccati a me, è il modo in cui ve lo sto dicendo. È il variare delle pause, è il variare del tono e l'introduzione di una serie di pause. Questo è importante. Allora, poi uno mi dice: no, ma io quando vado a presentare del codice. Questo non è importante. Allora provate ad andare a vedere uno speaker che dice: bene, adesso inseriremo una import e poi dopo faccio questo, e poi dopo faccio quello, e poi dopo si addormenta lui, figuratevi voi. Magari se è interessante quello che vi sta dicendo, vi state facendo violenza per poter stare attenti, perché magari vi serve. Però è veramente. Immaginatevi poi a seguire una presentazione del genere in un webcast, perché magari vi può capitare di dover fare una chiamata via Skype, un hangout, dove seguire delle cose, dove c'è uno che parla così, monotono, fa vedere del codice, e voi dall'altra parte spegnete la videocamera e la testa che vi va a sbattere sulla tastiera inesorabilmente. Quello è veramente, veramente una cosa importante da evitare. Quindi non consumate delle belle idee a causa di brutte presentazioni. Questo vale per i pitch. Una volta durante un evento Microsoft abbiamo chiamato una serie di startup, una startup è venuta su, sono venute su quattro persone, hanno iniziato: ciao, sono Tizio, sono il CTO dell'azienda. Ciao, sono Caio, sono il CFO dell'azienda. Ciao, sono Sempronio, sono il CMO dell'azienda. Ciao, sono e sono il C qualche cosa che non mi ricordo dell'azienda. Hanno bruciato 4 dei 5 minuti del pitch. Per dire, la loro idea poi era molto bella, tant'è che poi hanno avuto successo. Hanno avuto successo perché poi gli abbiamo dato dei feedback che a nessuno frega niente di chi sta parlando. A voi interessa di chi sta parlando se vi interessa quello di cui si sta parlando. Voi non siete venuti qui, a parte qualche amico che gli ho chiesto, vieni a riempire la sala in modo che magari nelle foto sembra un po' più piena. Voi non interessa che sta parlando Lorenzo Barbieri, che c'ha X, non ve ne frega niente. Non mi interessa sentirvelo dire, perché? Perché se voi mi conoscete, lo sapete già e quindi io sto perdendo tempo. Se non mi conoscete, dite sì, vabbè, chi se ne frega, vai al sodo. E quindi sono andato direttamente al sodo. È una cosa che prima non facevo, prima perdevo tempo a introdurmi, poi alla fine ci sarà lo spazio per i contatti. Sto lasciando sui contatti così se qualcuno mi vuole seguire mi può seguire, ma non è quello il punto interessante della presentazione. Non è assolutamente quello il punto. Il punto è che cosa fate qui voi. Ogni tanto guardo lì perché, ripeto, è una presentazione nuovissima, per cui ogni tanto magari mi incarterò, ma ad esempio anche il fatto di dirvelo è importante perché comunque voi dovete sapere che certe cose non sono così facili. Dopo parleremo di preparazione delle slide, non solo delle slide, di preparazione dell'evento. Ieri ho ammorbato mia moglie per mezz'ora, rifacendogli 2 o 3 volte il dry run di questa sessione. Nel frattempo ieri l'ho cambiata 4 volte. Perché? Le slide erano più o meno le stesse, le riordinavo perché non mi filava il discorso. Cerco di stare attento al mio body language, cerco di stare attento al tono di voce, cerco di stare attento alle pause. Guardate come sono importanti le pause. Allora non dovete fare come Celentano anni fa che stava zitto 15 minuti e faceva i picchi d'ascolto perché la gente diceva chissà quando finirà. Però nemmeno fare un discorso tutto così perché avete paura. Una volta una mia collega, io la prendo sempre in giro per questo. Aveva 20 minuti per fare una presentazione, aveva una fifa bestiale, è andata su. Allora, ciao, dopo 6 minuti aveva finito. Probabilmente non aveva respirato per tutta la presentazione, era viola, era in apnea. Se l'era tolta, però se poi è andata a chiedere alla gente che cosa vi è rimasto, probabilmente niente. Lei gli ha detto tutto quello che sapeva dell'argomento e allora non gli è rimasto niente e questo non va bene. Provate a pensare perché presentare è importante. Se io chiedessi a voi il nome di un presidente americano, molti di voi probabilmente mi direbbero Kennedy. Uno dice perché è stato ucciso? No, perché ha fatto alcuni dei discorsi più belli che si sono sentiti
fatti quel tipo di discorsi, di discorsi presidenziali, discorsi di motivazione. Quando io vi dico il discorso che voleva portare l'uomo sulla Luna entro la fine del decennio, se vi parlo del fatto non pensate a cosa l'America può fare per voi, ma cosa voi potete fare per l'America, eccetera, eccetera, sono frasi molto famose. Eppure non è stato, c'è un presidente che non ha finito il mandato, che fondamentalmente ha ispirato, ma non ha fatto nulla di preciso. Le leggi che implementavano molte delle cose che voleva Kennedy sono state fatte dopo la sua morte. Però noi ci ricordiamo di Kennedy, non ci ricordiamo di 50.000 altri presidenti che magari hanno vinto guerre, che magari hanno portato a te. Io non so se fra 50 anni ci ricorderemo di Obama, se non perché è stato il primo presidente nero. Magari ci ricorderemo di Obama per qualche cos'altro, ma in questo momento io non mi ricordo, a parte forse la foto di Obama quando è stato rinnovato e il messaggio che c'era in quel tweet, non mi ricordo altro di così significativo, però magari sbaglio io. Provate a pensare ad esempio a un altro grande oratore, sempre americano. Faccio questi esempi americani perché in Italia spesso se io vado a citare un oratore che in qualche modo è legato alla destra o alla sinistra, poi dopo magari c'è chi lo vede in un modo piuttosto che in un altro. Quindi vado sugli Stati Uniti. Pensate ad esempio a Martin Luther King. Martin Luther King non è stato il primo grande oratore che parlava di temi legati alla segregazione razziale e a tutte le problematiche che c'erano negli anni 60 negli Stati Uniti. Eppure Martin Luther King è l'unico che ci ricordiamo. Qualcuno si ricorda di Rosa Parks, ma tutti si ricordano di Martin Luther King. Tutti hanno perlomeno sentito parlare di Martin Luther King. E alcune delle idee di Martin Luther King non erano perfette, anzi, probabilmente esagerava dall'altro lato. Però tutti ci ricordiamo di lui. Perché? Perché era un grande oratore. Saper trasmettere i propri ideali, saper trasmettere le proprie idee, saper fare una sessione è un qualche cosa che vi cambia la percezione. Saper andare a fare un pitch se siete una startup, saper presentare magari la vostra tesi in un modo piuttosto che in un altro, o un vostro compito, una vostra cosa, se siete studenti o se siete developer, andare a un meeting da un cliente e tenergli testa, non tanto dal punto di vista, perché voi potete anche andare lì e ci sono 50.000 bug, ma il modo in cui discutete, il modo in cui vi rapportate cambia completamente. Se andate lì con un tono monocorde a presentare le cose in maniera difensiva, non dico che, cioè, se siete in torto dovete rimanere in torto, però magari avete delle spiegazioni, tiratele fuori in una maniera che sia consona a quello che dovete dire. Adesso vi leggo una definizione. Io odio leggere le slide, però questa definizione mi è piaciuta veramente tanto e non voglio storpiarla. Public speaking is nothing more than having a conversation from your heart about something you are authentically passionate about. Quali sono le frasi più importanti? You are authentically passionate about. Voi non riuscirete a mettere la stessa passione che sto mettendo io in questa presentazione se non credete in quello che state facendo. Se io oggi dovessi fare una presentazione su SQL Server, io non uso SQL Server dal 2005, quindi non riuscirei a metterci la stessa enfasi. Magari riuscirei a fare una bella presentazione di SQL Server, ma sicuramente non una presentazione che voi vi ricordereste nel futuro. E poi che cosa dice? Una conversation. Attenzione che molti sbagliano su questo punto. Molti pensano che per essere una conversation deve essere per forza totalmente bidirezionale. Uno può avere anche una conversazione in cui per un po' parla uno e poi dopo viene interrotto, la gente alza la mano e fa delle domande. Ma il punto della conversazione è che quando uno parla, parla per l'altro. Parla cercando di trasmettere qualcosa all'altro e non parla di se stesso, perché la gente, quando uno parla troppo di se stesso, quando uno dice: ah, guarda, io sono stato bravo a fare questo, ho fatto quello, dopo un po' voi veramente aspettate la telefonata del dentista che vi fissi un appuntamento dopo 10 minuti pur di non stare lì a sentirlo. La conversazione è qualche cosa che non è detto che sia bidirezionale, ma deve essere pensata all'altro, deve dare lo spazio. E ripeto, non lo spazio fisico, perché magari io ho il mio stile che è abbastanza incalzante. Lascio delle pause, ma non sono pause che sono fatte per permettervi a voi di entrare, ma voi alzate la mano e io ascolto la domanda. Perché? Perché questa è una conversazione. Quindi è una conversazione di qualcosa che viene dal cuore. È importante questo, voi le vedete subito quando uno va a fare la sessione perché è la persona che deve parlare di una certa cosa. Capita anche a me, a volte Mike mi chiede di andare a parlare di una tecnologia che io non conosco tanto bene, vado, faccio il mio lavoro,
però probabilmente non, voi riconoscerete sicuramente, se ci state attenti, che io non ci sto mettendo il cuore. Perché? Perché non è facile mettere il cuore su una cosa che uno non ci crede. Però magari se, come dei geek, se siete una startup che ha lavorato giorno e notte su una certa cosa, non, cioè nel pitch metteteci il cuore. La, deve trasparire quello che state facendo. E questo è veramente importante. A volte la gente mi chiede, Lorenzo, io ho una paura enorme, avrei voluto usare un altro aggettivo, ma di nuovo è scattata la censura, una paura enorme di andare a parlare in pubblico. Tu hai una paura enorme perché hai paura di fare una performance, hai paura di stare su una cattedra e di avere 100 occhi che ti guardano. Hai paura di fare un qualche cosa perché, no, ma io non sono un attore, non sono un'attrice. Se voi impostate il discorso anche mentalmente come una conversazione, cioè non è che voi vivete chiusi in una caverna, avete fatto voto del silenzio, non di castità, del silenzio, subito di castità. Cioè avete fatto voto del silenzio e quindi non potete più parlare. Una conversazione siete in grado di tenerla. In una conversazione capita che magari state raccontando le vostre vacanze a un amico o un'amica e parlate voi per 10-15 minuti. È la stessa identica cosa. Se voi impostate mentalmente la vostra presentazione come una conversazione e non come una presentazione, quindi un qualche cosa con e non a, cioè io non sto regalandovi qualche cosa, non sono l'oratore che è sceso qui per imporre le mani e trasmettervi, io vi sto coinvolgendo in un qualche cosa. Lui mi ha detto il voto di castità e io ci sono intervenuto sopra. Questa è una conversazione che è diverso da far finta di niente, ignorare quello che lui ha detto. Poi attenzione, cioè ci sono a volte delle presentazioni dove ha più senso dire ragazzi ho veramente 5 minuti, quindi fatemi raccontare tutto e poi sono al banchetto per tutto il giorno per le domande, e a volte invece avete più tempo, come in questo caso, per cui se ci sono domande o interventi io posso tranquillamente partecipare, tranquillamente intervenire. Questo è veramente importante. La nostra deve essere una conversazione. Vale 100 volte di più quando voi avete il PC e state facendo delle demo. Perché se la cosa non è chiara, ma la gente ha paura di farvi delle domande, perché voi vi state ponendo come del tipo se non capisci questa demo sei un deficiente, e la gente se ne andrà via che non ha, magari non ha capito la demo, non ha il coraggio di chiedervelo, e magari invece la demo era veramente una demo di livello expert o 400, come usano gli americani, che usano i numeri per identificare il livello di difficoltà delle sessioni. E quindi se la gente non capisce, se voi la impostate come conversazione, voi magari spendete un minuto per spiegarvelo, ma la gente ha capito. Quindi quel minuto non è perso, perché magari uno ha avuto il coraggio di chiederlo e altri 100 sarebbero usciti, vi avrebbero dato un brutto voto perché dalla vostra sessione non si capiva niente. È molto, molto importante, ripeto, il discorso di quello che ho fatto all'inizio. All'inizio io non mi sono presentato. Se qualcuno mi diceva, Lorenzo, ma come mai schiacci qui e le slide non vanno avanti? Perché il proiettore è rotto, per cui io lascerò il proiettore rotto e parlerò a braccio, perché vi può capitare di fare una demo dove a un certo punto è tutto bianco perché l'adattatore VGA fighissimo che avete comprato su Amazon a 4,50 euro spedizioni incluse dalla Cina funziona la prima volta, lo provate, attaccato al monitor di casa funziona, attaccato a un cavo di 27 metri che arriva al proiettore non funziona. E non ne avete un altro, perché è sempre così. E naturalmente in sala non c'è nessuno che c'ha un adattatore. Oppure ce l'ha, ma vi vuol vedere in difficoltà. E allora non ve lo dà. Allora è logico che se dovete fare una presentazione del codice, è dura. Però non è detto che bisogna... A volte uno non può fare... Io mi ricordo una volta sono andato da Xe.net in Veneto e ho fatto una presentazione intera senza utilizzare PowerPoint, senza utilizzare slide, ho aperto il notepad, ho fatto delle domande, l'ho fatta muta. Io ho iniziato a scrivere, ho detto, ragazzi, dobbiamo parlare di questo argomento qui, fatemi le domande. Lo scrivevo sul notepad, font 40, loro hanno fatto le domande, io scrivevo, ogni tanto prendevo in giro, ogni tanto cambiavo la domanda. Poi dopo ho fatto le demo parlando, giustamente, e alla fin fine avevo risposto a tutte le domande, avevo creato un'interazione, avevo creato una discussione. E non ho usato PowerPoint.
E non è questione di PowerPoint, ripeto, la stessa cosa vale con Keynote, con qualsiasi altro strumento, con il PDF, con Word, con quello che... Presentazioni in Word sono peggio di quelle con i... Non so se vi è mai capitato, le presentazioni in Word sono molto peggio. E tipicamente molti professori utilizzano Word perché, non lo so, meglio non dirlo. Come faccio a partire bene? Io sono contro il fatto di imparare una presentazione a memoria. Già il fatto di andare ogni tanto al gobbo, fra virgolette, mi dà fastidio, ma purtroppo ho deciso pochi giorni fa di cambiare completamente la presentazione che avevo in testa e quindi mi serve per tenere il filo del discorso, se no mi perdo. Perché? Perché è un argomento che mi piace tanto, quindi rischierei di parlare 3 ore solo su una parte e non arrivare a concludere. Anzi, fatemi vedere che sono già a metà e non sono neanche alla metà delle slide, quindi devo andare anche più veloce. E questo è importante perché è la prima volta che la faccio. E non ho avuto tempo di fare un dry run serio. Perché? Perché le ultime modifiche le ho fatte 40 minuti fa, ma non perché sono ritardatario e perché mi piace fare le cose all'ultimo minuto, perché ho visto 2-3 sessioni, mi hanno dato l'ispirazione, dovendo parlare di public speaking ho modificato ancora il materiale. Come faccio a partire bene? Non potete imparare a memoria tutta la sessione, se no andate a cercare Michael Bay Epic Fail su YouTube e troverete il video di Michael Bay, multimilionario regista di Transformer, che va in palla perché non riesce a presentare un televisore 4K che anche un venditore preso la mattina a ore riuscirebbe a presentare. Perché? Perché aveva probabilmente imparato la lezioncina a memoria e non è riuscito a presentarla. Però è importante partire bene. Come fate a partire bene? Per partire bene, imparate a memoria la prima frase. Che può essere, ciao, sono Pinco Pallino, se ha senso. Perché attenzione, può aver senso dire, ciao, sono Pinco Pallino e faccio questo. State andando a una conferenza di mega esperti di C++. Vi invitano a parlare, la gente non vi conosce. Ciao, sono Lorenzo, uso il C++ dal 92 e tutti gli altri. Ciao Lorenzo, esattamente. Cioè... Però perlomeno vi date una credibilità e a volte può servire. Quindi imparate l'inizio, perché tanta gente arriva su e mo che cosa dica? Quindi parte, si biascicano delle parole, ci mettono 30 secondi e in quei 30 secondi perdete l'attenzione. Perché i primi 30 secondi servono per far capire alla gente se deve tenere gli occhi incollati su di voi o se stare tranquillamente al PC. E questo è importante. Altra cosa. È importante stare in mezzo alla gente. Io non sto qua sopra, a meno che non devo fare una demo. È importante stare in mezzo alla gente, perché se voi state sul palco, non state facendo una conversazione. Chiaro, no? Altra cosa, il punto fondamentale, dopo torneremo sul punto fondamentale se non mi cacciano, il punto fondamentale è dite quello di cui volete parlare nei primi 30 secondi. Perché? Perché è lì che avete l'attenzione massima. Non è un film. La gente non ha pagato per vedere la ragazza di fuoco 1, 2, 3, 4, perché l'ultimo l'hanno anche diviso in due. La ragazza di fuoco è un film che deve costruire una narrazione che dura delle ore. Potevo fare anche l'esempio col Signore degli Anelli, ma probabilmente domani eravamo ancora qui a raccontare tutti i dettagli. Il vostro non è un film. Per cui cercate di inchiodare il concetto fondamentale nei primi 30 secondi. Xamarin è un tool per realizzare applicazioni cross-platform. Poi vedremo tutti i dettagli. Ma intanto voi avete costruito nella testa delle persone una scatolina, un posto dove appiccicare tutti i dettagli. Se voi non mettete bene in chiaro qual è il concetto principale, l'unico concetto principale della vostra presentazione, tutti i dettagli che voi darete alla gente non hanno un posto dove incastrarsi, perché il nostro cervello funziona così. Io vi posso buttare lì dei fatti a caso, posso dirvi il numero di Avogadro, posso dirvi la costante di Eulero, ma se non vi spiego perché ve li sto dicendo, voi sentite dei numeri a caso e poi dopo 2 secondi ve li siete dimenticati. Non è che la costante di Eulero, il numero di Avogadro, io me li ricordo a memoria, ma se io dovessi fare una lezione sulle costanti della fisica, vi dico queste costanti sono importanti per questo motivo e poi ve le racconto, magari voi ve le andate a vedere, perché poi il punto fondamentale è questo. Faccio ancora l'esempio sulla sessione di Matteo di Xamarin. Io sono convinto che alla gente
non si ricorda a memoria la sintassi dei command in Xamarin. Però il modo in cui Matteo gliel'ha presentato ha permesso alla gente di sapere che i command sono un modo migliore di fare una certa cosa e quindi se li andranno a vedere. E Matteo ha ottenuto il suo scopo. Perché dopo 2 giorni qui il vostro cervello sarà un frullato tra React.js e Xamarin, tra PHP 7 e il public speaking, e voi domani direte, ma nel public quindi in PHP 7 bisogna mettere tutte le variabili nelle prime 30 righe di codice? No! Quindi, se non serve, è inutile perdere tempo a introdurvi. È logico che magari uno può dire, ciao a tutti, sono Lorenzo Barbieri, siamo qui per parlare di questo, perché se no faccio la figura del maleducato. Soprattutto se sono magari in un meeting con poche persone. Se sto facendo un pitch, ciao, sono la Pinco Pallino Startup, e poi si va al dritto. Non si perde tempo a dire io sono il CTO, io sono il CMO, si fa il balletto delle cariche. Nessuno gli ha chiesto, scusate, quanti siete? 4. Però erano un CTO, un CMO, un CFO e un CEO probabilmente. Ma lavorare nessuno? Non perdete l'occasione di fare la prima grande impressione. Perché il 90% della valutazione di una sessione media deriva dall'impressione che fate nei primi 30 secondi e negli ultimi 30. Questo è importantissimo e vale per un sacco di cose. Ultima cosa, non create suspense, non iniziate a dire ah, dopo capirete qual è il vero motivo per cui siete qui in questa sessione. Chi se ne frega, non è un film, è come una puntata di Colombo. Chi è che si ricorda Colombo? Colombo parte e gli fa vedere l'assassino. E poi, poi dopo non si capisce come, Colombo lo sa già e risolve il caso. Ecco, una sessione è più una puntata di Colombo che una puntata della Signora in Giallo o di altri telefilm dove fino all'ultimo minuto non si capisce, o di Poirot, o di Agatha Christie. Non è Agatha Christie, non siete Agatha Christie. Se riuscite a fare una sessione con lo stile di Agatha Christie, probabilmente avete sbagliato mestiere, potete fare lo scrittore di bestseller. Concentratevi su un unico concetto, non tanto, cioè attenzione, molti confondono questa cosa con, allora vi devo dire una cosa sola, no, c'è un unico concetto, Xamarin è uno dei migliori tool per fare applicazioni cross-platform, questa è la scatola, poi la riempite i dettagli. Se dovete fare una sessione dove nella prima metà parlate di Xamarin e nella seconda metà parlate di Cordova e poi magari alla fine fate dei confronti, mettete bene in chiaro la prima scatola, dove la gente può incastellare dei concetti, i dettagli, mettete bene in chiaro la seconda e poi cercate di fare, di dare alla gente gli spunti per potersi fare i suoi confronti. Perché questa è la cosa più importante. Quindi concentratevi su un concetto per volta. Non introducete, allora parleremo di sviluppo cross-platform, dell'accesso al cloud, di questo e di quell'altro in 5 minuti. Se lo fate, ci deve essere un concetto principale. Signori miei, stiamo parlando di IoT. L'IoT può essere fatto su schede Microsoft, Linux, Raspberry, questo e quell'altro. L'IoT serve per mandare le cose sul cloud. Quindi vedremo i dettagli di uno e i dettagli dell'altro. Perché se no non è. Se non c'è internet, se non c'è cloud, non c'è la I. E se non ci sono le schede, non c'è la T. Quindi il concetto è l'IoT. Anche io parlo di due cose diverse. Ma c'è un unico concetto, perché staccate non sono due robe separate. Una cosa è il mondo embedded, l'altra cosa è raccolta di sensori nel cloud. E questo è importante. Attenzione, i dettagli, sono minuzie. Quello che resta in testa alla gente sono le storie. È vero che quando dovete fare delle demo di codice, alla gente non resta in testa la storia. Però ad esempio, se la vostra demo avete la possibilità di crearla un po' allegra, un po' divertente, se avete la possibilità di creare un contatto emozionale tra quello che state facendo vedere e il pubblico, probabilmente quello che voi state presentando rimarrà più in testa alle persone. Questo è fondamentale. Quando io presentavo Windows Phone, non facevo vedere 50.000 cose, facevo vedere come dall'app dei contatti io avevo accesso direttamente a Facebook, dove vedevo le foto delle persone che mi interessavano. A tutti interessano le foto delle persone che ci sono più care e quindi io creavo una connessione emozionale tra quello che stavo presentando e l'audience.
Poi magari c'era qualcuno che mi diceva: no, ma io ho un'app di Android che fa la stessa cosa. Benissimo, ma comunque ho creato una connessione perché lui associa, ok, Windows Phone è come quell'app per Android, però lo fa di default. Comunque gli ho creato un benchmark, comunque lui ha un pezzo di cervello che quando magari utilizzerà quell'app gli può venire in mente, ma questa cosa qui è uguale a Windows Phone, magari posso anche provarlo. Poi non ha avuto molto successo, ma per altri motivi. E quindi, tornando alle nostre storie, io spesso, quando faccio i corsi di programmazione, faccio degli esempi sulla mia vita personale, faccio degli esempi sulle mie cognate. Le mie cognate, poverine, prima o poi mi chiederanno i danni per la loro immagine, ma spesso io faccio gli esempi. Perché? Perché avete riso? Molti di voi hanno riso, probabilmente molti di voi hanno una cognata, una sorella o un cognato che magari vi fa sorridere perché pensate che io ho creato una connessione emozionale, se no non ridevate. E questo è importante. Le storie creano connessioni emozionali, le connessioni emozionali vi fanno ricordare quello che è stato presentato, che può essere poi una demo di codice. Che magari è una demo non fatta sulla fattura, sul cliente, ma magari su delle cose che restano in testa alla gente. Questo è veramente fondamentale. Attenzione, io faccio le storie sulle mie cognate, magari lui fa le storie sui suoi cani, magari lui può fare le storie sul suo figlio. Le storie sono dappertutto. C'è chi le inventa e c'è chi invece le prende dalla sua esperienza o c'è chi addirittura le va a cercare. È veramente importante a volte mettersi nelle condizioni per fare in modo che le storie ci vengano addosso. Ad esempio, andate da un cliente e fate in modo che magari la demo all'inizio vada male per poi riuscire a risolverla. Perché? Perché se voi state presentando un prodotto e il cliente già, c'erano delle persone che magari ne avevano proposto un altro e sono appena la cosa che non sta andando, ah guarda, sentite il brusio, poi lo risolvete, siete salvatori della patria, avete creato una storia perché avete sistemato la cosa, perché magari nella testa del capo, ecco, questo è un prodotto che come tutti i prodotti può avere dei difetti, ma guarda, in 2 secondi l'ha risolto. A volte può essere una strategia, a volte no, dipende dall'interlocutore. Più conoscete gli interlocutori che avete davanti, più diventa facile trovare delle storie che ragionano bene con loro. Io qui davanti ho persone probabilmente del mondo delle start-up, o degli studenti, o dei professionisti, e ho delle persone che si sono imbucate a Codemotion per mangiarsi i buonissimi tramezzini, veramente quest'anno sono spettacolari, e magari hanno detto, ah, mi prendo il biglietto studente gratis perché i miei 3 amici li hanno presi, lo prendo anch'io quando è ancora gratis e quel giorno lì mi mangio i tramezzini. Benissimo, poi è venuto a questa sessione ed è stato illuminato. Perché io sono anni che parlo di public speaking? Perché anni fa, dopo aver fatto una serie di sessioni dove mi sentivo male ogni volta che finivo, perché dicevo, guarda, poi magari venivano le persone che conoscevo, no, Lorenzo è andata bene, ma io lo sapevo che non era andata bene, a me non piaceva. Poi un giorno ho visto Rafa Lukajevski, che se poi qualcuno gli interessa glielo twitto perché è uno scioglilingua. È un cognome polacco, non saprei riscriverlo, ma lo vado a cercare e ve lo twitto. Ho visto una sua presentazione nel 2003 e ho detto: io voglio diventare così. Io voglio attendere, essere in grado di ipnotizzare la platea. E sapete chi ha introdotto Rafa Lukajevski? L'ha introdotto Clemens Waster, che adesso è un super mega architect di Microsoft. Ai tempi era il mio speaker preferito. Quindi io sono andato lì per vedere Clemens Waster. Clemens Waster fa la sua sessione e al termine dice: signori, adesso arriverà il mio idolo, il dio delle presentazioni. E allora io lì ho iniziato a fare 2 più 2, ho detto, se per me tu eri il dio e lui è il tuo idolo, e nella sua sessione non volava una mosca. Io ho visto lui, poi ne ho visti tanti altri. Se andate su TED e prendete ad esempio TED, non l'orsetto, ma TED.com, no, perché a volte, no, Lorenzo, sono andato sull'orsetto, ma a parte parolacce e bere non ho visto chissà quali dialoghi interessanti. Andate su TED, prendete la playlist dei 20 talk migliori di TED e rimanete lì a guardarli fino a quando non vi sono entrati in testa. Prima qualcuno mi prendeva in giro perché mi sono messo in questa posa. Questa è la posa da Wonder Woman. C'è un talk di TED che parla della body language,
secondo me è uno dei più bei talk in assoluto, e in quel talk si dice che il body language influenza il nostro fisico, influenza il rapporto fra il cortisolo, che è l'ormone, diciamo, che ci fa sentire depressi, e l'altro, che adesso no, è il testosterone, scusatemi, che mi stava scappando, che è, attenzione, lo influenza di poco, quindi le donne non vi preoccupate, non vi cadono i capelli, non vi crescono i baffi, eccetera, eccetera. Testosterone però è quello che fa diventare dei maschi alfa. Allora, io sono assolutamente l'antitesi del maschio alfa, però quel minimo di posizione nella Wonder Woman position serve a caricarmi. E se andate a vedere quel talk, ci sono un sacco di contesti che vengono spiegati e sono veramente importanti. Un trucco, perché nell'abstract avevo detto che vi avrei dato dei trucchi ogni tanto, dei piccoli trucchi. Mediamente ogni 6 minuti inserite qualcosa che fa risvegliare l'audience, perché 6 minuti è l'attention span, come chiamano gli americani, media di una persona. Per cui ogni 6 minuti cercate di avere un concetto che risvegli le persone. Poi attenzione, potete fare anche le presentazioni che gli date ogni 3 minuti, ma probabilmente li state bombardando, anche perché poi non avete il tempo di incastrare i dettagli nel concetto principale. A proposito di bombardare, non bombardate le persone con tutto quello che sapete. Se dovete fare una presentazione su Xamarin, ormai prendo Matteo perché oggi purtroppo ero impegnato a cercare tutte le mie 30 spillette, giusto? Giusto. Ho visto solo la sessione di Matteo. E quindi prendo quella come esempio. Matteo non ha cercato di bombardare la gente con tutto quello che sapeva di Xamarin. Ad esempio, ha accennato minimamente di Xamarin Forum, ma poi l'ha lasciato perdere. C'è gente che invece punta a riempire le slide, punta a riempire le sessioni, punta a fare 50.000 demo, ma non ottiene il suo obiettivo. Perché? Perché voi dovete dare un concetto e infilarci dentro una serie di dettagli, ma al termine dovete fare in modo che alla gente venga voglia di usare la cosa di cui state parlando, venga voglia di usare il prodotto, venga voglia di venire lì e di cacciarvi dei soldi se state facendo un pitch per un round di finanziamenti e siete una startup. Se state parlando davanti a una commissione, venga voglia di dirvi ok. Se state facendo un colloquio, venga voglia di dire, cavolo, questo è uno che io assumerei, e magari non vi hanno chiesto. Io ho fatto pochissimi colloqui, sono riuscito a fare tutti i colloqui di Microsoft senza entrare mai nel tecnico, eppure faccio una posizione evangelista. Perché? Perché siamo finiti sempre a parlare di come io avrei fatto il mio lavoro da evangelista, o prima facevo il lavoro di pre-sales, come avrei fatto il lavoro di pre-sales. E poi dopo, cioè, ci sono 3 mesi di tempo per licenziarvi, adesso probabilmente anche di più con il job secta, e quindi quello si vede dopo, cioè quello è assolutamente un di cui. Attenzione, non è un problema, Massimo, non fare gesti apotropaici visto che è stato assunto 15 giorni fa. La preparazione non è optional, e lo vedete, io devo tornare qui a rivedere i miei appunti. Perché? Perché 2 giorni fa ho preso la sciagurata idea di cambiare completamente la presentazione. Primo perché sapevo che c'era della gente che aveva già visto la versione precedente, e secondo perché la versione precedente non mi piaceva più. Non la sentivo più mia, perché erano solo tanti dettagli che potete trovare nelle checklist su come parlare in pubblico. Ve ne lascio qualcuna anche alla fine. Però io andavo sul cosa e non sul perché. Poi ho visto in uno di quei 20 TED Talk che sono da vedere assolutamente, c'è una presentazione bellissima che spiega che bisogna partire dai perché. Dimmi. Esattamente. Quella è veramente, cioè quella mi ha cambiato il modo di approcciare le cose. Lui parla ad esempio di Apple e del fatto che la gente, se domani Apple vendesse un aspirapolvere, farebbe la fila per comprare l'aspirapolvere da Apple. Se domani la Uber facesse un ombrello, alla gente non gliene fregherebbe nulla, senza voler togliere nulla alla Uber o è la prima cosa che mi è venuta in mente, il primo marchio che mi è venuto in mente. Quindi la preparazione non è un optional, e quindi io ho deciso di rifare completamente questa presentazione. E si vede, perché ogni tanto torno qui. Però ve lo dico, preferisco darvi qualche cosa di nuovo piuttosto che darvi una cosa che non mi sentivo più di darvi, perché era indietro, non veniva più dal cuore.
era un qualche cosa che ero perfettamente in grado di fare perché l'ho fatta 20 volte, probabilmente la facevo bendato, ma non era più quello che vi volevo dare. Attenzione, a proposito di presentazioni, quante volte avete visto keynote o presentazioni fatte da persone che ogni volta che girano una slide la guardano come per dire: ah, bella questa slide, perché probabilmente gliela ha fatta qualcun altro. Gli americani li chiamano slide monkeys, quelli che si mettono lì e fanno le slide. Vi potete anche far fare le presentazioni a qualcun altro. Io quando prendo i deck fatti dai miei colleghi americani, perché non avrei il tempo di preparare tutte le presentazioni tecniche, le prendo, le provo e magari anche semplicemente sposto l'ordine delle slide, perché il mio discorso non fila con quelle slide. E si vede, perché quando gira la slide, oppure io inizio a parlare di una cosa che è tre slide dopo, quando arrivo dopo l'ho già detta e la gente lo capisce. Questo è veramente importante. Parlando di preparazione, uno dice: sì, va bene Lorenzo, ma tu sei un estroverso e solo il 26,8, non mi ricordo più, di persone al mondo sono estroverse del tuo tipo, perché io ho fatto il test di, come si chiama, il Myers-Briggs, qualche cosa, adesso l'ho fatto anni fa, non me lo ricordo più, ma ha detto che come me sono tipo il 26% delle persone, ma io poi tra l'altro, perché ho fatto quello a pagamento, mi hanno dato anche tutti i sottovalori, io ho alcuni sottovalori che sono proprio, cioè fossero gli esami del colesterolo mi avrebbero già ricoverato con quei sottovalori lì. Comunque, a parte gli scherzi, uno potrebbe dire: sì, ma io sono una persona introversa e non sarei mai in grado di fare quello che fai tu. Allora, la prima cosa è, per combattere il panico da palcoscenico, non c'è nulla di meglio di salire su un palcoscenico. Per combattere il panico da palcoscenico non c'è nulla di meglio di non pensare di avere a che fare con una presentazione, ma è una conversazione. Io vi sto raccontando una storia, come la racconterei alle mie nipotine, con il fatto che voi mi potete interagire. E io sono perfettamente contento che voi riuscite a interagire con me, senza morire, mi raccomando. È importante questa cosa qui. Gli introversi devono sapere una cosa, che qui hanno loro il controllo, che qui loro possono partire e dire: signori, io ho questa presentazione, ve la farò per 10 minuti, poi dopo sono aperto alle domande. Per quei 10 minuti loro hanno l'attenzione completa, e questo fa paura all'introverso, però hanno anche la possibilità, perché una delle cose che fa più paura all'introverso è quando io ti sto parlando tu mi interrompi, allora a quel punto io vado in panico, perché mediamente una persona introversa ha bisogno del tempo per poter rispondere, non è come, come un toscanaccio come lui che appena gli dico una cosa c'ha subito la battuta pronta. E ve lo dico perché io in passato non ero così come sono adesso. Sono stati anni di frequentazioni delle community che mi hanno tirato fuori un carattere diverso, perché la situazione può cambiare. Io adesso non ho più paura di dover rispondere, perché se frequento gente così, che ce l'ha sempre la battuta pronta, se io non ho la battuta pronta, sono finito. Ci vogliamo tanto bene, però ogni tanto ce le tiriamo, ed è quello che mi ha fatto cambiare. Ma io non vi sto dicendo che per forza un introverso deve cambiare, perché un introverso sta bene così. Cioè è una caratteristica, come il fatto di essere biondi o bruni, si può cambiare, ma uno non è per forza che non c'è scritto da nessuna parte che un estroverso è migliore di un introverso. Io ho visto degli speaker che normalmente non parlerebbero neanche davanti a 3 persone fare delle sessioni fantastiche. C'è una sessione di Microsoft Ignite, che è una conferenza che hanno fatto l'anno scorso, che era Public Speaking for Introvert People, che è una delle sessioni che mi è piaciuta di più, ed è fatto da una persona che è assolutamente introversa. Lei quando si descrive dice: io prima di andare in una conferenza se vado, mi trovo un angolo buio, se ci sono anche tipo un tendone mi avvolgo nel tendone, devo stare lì zitta per almeno un'ora per prepararmi, e non riesco a mangiare nulla prima di una sessione perché sennò vado sul palco e vomito. Eppure questa ha vinto il primo premio di public speaking a livello mondiale organizzato da un'importante azienda, cioè un'importante azienda di consulenza. Lei ha vinto il primo premio, eppure se voi la vedete è una persona assolutamente introversa. E lei dice: attenzione, se io sono qui
e mi dicono, finita la sessione, guarda che nell'altra sala manca lo speaker, potresti ripetere la sessione? Io probabilmente gli direi di no, perché io ho bisogno di mezza giornata o di una giornata intera per prepararmi. Questa è la differenza magari fra un introverso e un estroverso, che a un introverso, se volete chiedergli di parlare in pubblico, glielo dovete dire per tempo. Ma attenzione, è veramente importante capire che gli introversi hanno le stesse probabilità di fare una presentazione di successo di una persona estroversa. Non serve essere una persona estroversa. Cambia le routine di preparazione. Io mi ricordo una Global Game Jam qua dentro, era una giornata terribile, più o meno come oggi. C'era lo sciopero di tutto, incluso di Alitalia. Alitalia stava pure fallendo, quindi non si sapeva se i voli addirittura partivano. Sono riuscito ad arrivare a Roma, Massimo mi è venuto a prendere, siamo venuti qui. Io sono arrivato a Roma tipo a mezzogiorno, sono arrivato qua col taxi, ci siamo visti, abbiamo mangiato una carbonara qui dalla trattoria dall'Omo e io con, chi c'è stato sa che le carbonare sono tipo 400-500 grammi con, cioè praticamente sono tipo 5.000 calorie. Poi ho finito e sono andato a fare la mia presentazione. Se lo faceva quella persona che vi ho raccontato prima, probabilmente moriva. Ma perché io sono diverso. Io mi ricordo le mie prime sessioni. Io la mattina avevo sessione alle 4 del pomeriggio, la mattina non facevo colazione. E va bene così, va bene così. Ognuno ha i suoi rituali di preparazione e questo è veramente importante. Attenzione, il panico da palcoscenico può essere gestito. Trovate un sacco di presentazioni su come gestire il panico da palcoscenico. Il mio consiglio che vi posso dare in un minuto, perché se no tra un po' mi cacciano perché ne mancavano 5, c'ho ancora 40 slide, è venite prima, io sono arrivato 20 minuti prima. Ho iniziato a mettere giù i PC, ho iniziato a mettere giù le cose, ho preso le dimensioni dell'aula, ho iniziato a vedere la gente che arrivava, ho iniziato a prendere le dimensioni, ho iniziato a farmi fare qualche foto in posizione da scemo, ma serviva a me come rito di preparazione. Ognuno deve crearsi il suo rito di preparazione, che può essere come uno dei più grandi speaker di Microsoft, di una volta tra una sessione e l'altra c'era il coffee break, io rientro 5 minuti prima, dov'è, dove non è. C'era una cosa, io sono andato a prenderla e lui era sotto il palco, c'era la tovaglia davanti, era sotto il palco che dormiva, perché era completamente jet laggato, era arrivato la mattina dagli Stati Uniti ed era lì che dormiva e va bene anche quello, lui se lo poteva permettere. Attenzione, l'unico modo di combattere il panico da palcoscenico è di salire sul palcoscenico e di avere una conversazione. Non di pensare di dover fare una presentazione, non è un monologo. Non siete un attore, siete una persona che sta avendo una conversazione su un tema che gli sta a cuore. E questo è l'unico modo per combattere il panico al palcoscenico. Poi ci sono 50.000 strategie, che purtroppo non ho il tempo, ma che trovate poi perché ce l'ho una slide vera con le risorse, ma che tanto le twitterò, quindi potete anche non fotografarle e comunque le darò poi a loro, troveranno la slide con il logo di Codemotion appannato e la slide delle risorse. Attenzione, l'ho detto prima, parlate per l'audience. Questo è importante, non state facendo una presentazione all'audience, non siete dietro un palchetto, non siete il magnifico rettore a cui bisogna dare del voi. Se poi siete il magnifico rettore a cui bisogna dare del voi, saprete come comportarvi, perché poi ci sono dei casi dove bisogna essere quella persona lì. Ci sono dei casi dove io mi sento a mio agio venire a fare la presentazione con la maglietta di Minecraft e dei casi dove se non vado in giacca e cravatta sembro un barbone. Ci sono state delle volte dove mi ero dimenticato, io non la metto quasi mai, la metto solo quando il mio collega mi dice Lorenzo, ricordati giacca e cravatta. Allora vai da mio padre, fammi fare il nodo, perché ho 42 anni e non sono capace. Non sono ca Ciao, sono Lorenzo, non sono capace di fare il nodo alla cravatta. Voi state ridendo, ma io ho creato una connessione emozionale con voi. È la pura verità, non è una storia inventata. Però avete visto dove ho trovato una storia? Quando io vado in giacca e cravatta, quella volta lì me la sono dimenticata. Vabbè, Lorenzo, però dobbiamo parlare di cose tecniche. Oh, se mi vuoi vengo così, se no vado all'OVS e me ne compro una. No, non facciamo in tempo. Sono venuto così. È durato 3 minuti lo sguardo di sufficienza, però già nei primi 30 secondi li avevo almeno catturati, poi dopo i primi 3 minuti a nessuno fregava più se io avevo una felpa normale, neanche con loghi strani, non avevo cose strane, non c'erano teschi, non c'era niente, però non ero in giacca e cravatta. Ricordatevi sempre, il perché è più importante del cosa. Proprio per la presentazione di Simon Sinek che citavamo prima, e
E in quella presentazione vi spiega il perché. Perché i perché voi li risolvete, i perché sono legati alle vostre emozioni, alle vostre sensazioni, alle vostre convinzioni, alle vostre credenze. I perché li risolvete nel sistema limbico, che è una parte che è nel cervello rettiliano, che è la parte che non è in grado di esprimere il linguaggio, perché il giorno che sentirete un coccodrillo parlare, probabilmente si saranno evoluti troppo. Attenzione! La parte del linguaggio è la corteccia prefrontale. Nella corteccia prefrontale voi analizzate il linguaggio, la parte analitica e la parte logica. Ma poi quando andate a comprare il Mac, non lo comprate perché è la miglior macchina, perché magari a fianco c'è un PC che costa uguale e che magari ha l'i7 di una generazione superiore. Ma voi magari andate a comprare il Mac perché nella vostra sistema limbico voi sapete che la Apple ha magari quel qualcosa di più. E la stessa cosa vale se oggi andate a comprare qualcos'altro. Voi, quanti di voi, supponiamo che costassero uguali, tra una Tesla e una BMW elettrica, quanti comprerebbero la BMW elettrica? Non lo so, perché la Tesla è lo status symbol delle auto elettriche, ma non c'è differenza. Probabilmente la BMW è anche più capace di fare auto, però ormai la Tesla ha creato il perché. Perché la Tesla è uno status symbol. La BMW può fare delle bellissime macchine, me la regalassero, me la dessero come macchina aziendale, sarei felicissimo, ma probabilmente se io vi dicessi tra questa e questa, a parità di prezzo, quale scegliereste? 99% sceglierebbero quella. Perché? Perché è una scelta. Quando dite, non lo so, ho visto tutti i dati, ho visto la presentazione, eccetera, ma non me la sento, c'ho una sensazione. Perché essendo nel sistema limbico non è associato al sistema del linguaggio e quindi voi non lo sapete spiegare, ma avete una sensazione. La sensazione è sui perché. Attenzione, io prima ho parlato di Martin Luther King, di Kennedy, di Simon Sinek, che per me è importante, ho parlato di Rafał Lukajewski, che per me è importante. Citare persone importanti aumenta l'importanza del vostro talk, non perché voi dovete bellarvi di questa cosa qui, farvi belli, bellarvi non so se esiste, farvi belli delle citazioni di altri, ma perché magari la gente dice, riesce a creare dei collegamenti. Quindi questo concetto che voi gli avete dato, i dettagli che voi gli avete dati, si collegano ad altri concetti, ad altri dettagli che loro avevano già, perché loro conoscevano queste persone. E se non conoscete chi è Rafał Lukajewski, potreste poi andare a cercarlo su YouTube una volta che scoprite come si scrive. Poi magari per fortuna che YouTube vi suggerisce, voi scrivete Rafa Lukajevki in qualche modo, ma forse volevi dire questo, sì è lui, grazie. Attenzione, l'ultima cosa e poi ho finito. Perché prima vi ho detto, voi mi guardate e mi ascoltate? Perché al termine di questa presentazione, questi li leggo perché sono importanti. Delle mie parole vi resterà, cioè le mie parole avranno avuto un impatto mediamente per il 7%, il mio tono della voce per il 38% e il mio body language per il 55%. Quindi voi le presentazioni le ascoltate al 55% con gli occhi. Perché se, attenzione, body language o assenza di body language. Ciao, sono Lorenzo, faccio questa presentazione, sono qui, faccio un'ora e mezza così. Cioè, è tentato omicidio, è induzione al suicidio, ci sono degli appositi reati, induzione da suicidio con uso di bullet point esplosivi. Se ci mettete le animazioni sono bullet point esplosivi. Una delle slide che mi ero preparato era, all'inizio volevo farvele vedere. Poi ieri ho fatto pure un rant su quanto il template delle slide di Codemotion fosse pessimo, cioè, ed è la verità, chiunque l'abbia usato lo sa che è la verità, e se non lo dice è in malafede. Io volevo farvele vedere, poi a un certo punto in una delle slide era cosa succede se vi si rompe il proiettore? Eh sì, bravo Lorenzo, usa il coso. Se il proiettore proietta così, mi è capitato, peccato che non era qui dove posso salire e andare a regolarla, era là in cima, bisognava chiamare il tecnico che era in pausa. Cosa succede? Ho dovuto fare la presentazione senza proiettore. Loro ho detto, ma perché non faccio davvero la presentazione senza proiettore? Perché non provo per una volta a mettere in pratica quello che dico?
Perché non ho la, così la prossima volta ho una storia da raccontare. Sono andato a Codemotion davanti a 100 persone, ho fatto le presentazioni con una slide sfocata. Questa è una storia, me la sono creata. Questo è veramente, veramente importante. Raccontare le storie, il cosiddetto storytelling, le storie non si chiudono mai. Lo storytelling è l'inizio di una conversazione. Potete trovarmi su Twitter. Potete trovarmi via mail, potete trovarmi. Queste sono le risorse, ma poi le twitterò e poi troverete le slide sul sito. La gente che non ha seguito la presentazione si chiederà che cos'è questa slide qui, ma problemi loro. Voi avrete una storia da raccontare. I miei contatti sono questi. Potete tranquillamente, domani sono ancora qui, avete dei dubbi, Lorenzo, ma cosa faccio se succede questo? Venite a parlarmi. 40 minuti sono troppo pochi per i dettagli. Spero che il mio essermi concentrato sul why e non sul what vi abbia fatto venire voglia di andare poi a vedere questi video. Il più lungo dura un'ora, però a me hanno cambiato la vita e da lì mi viene voglia di comprare libri, di vedere altre presentazioni e di migliorare il mio stile in maniera continua e di cambiare anche delle presentazioni che ho fatto per 20 volte ma che adesso non sento più mie. Grazie a tutti. Mandata. Da dite, dimmi. No, assolutamente, fa parte della tua professionalità. Allora, ripeto la domanda. Io ho detto il cuore, il fatto di fare presentazioni che piacciono, bellissimo quel libro, ve lo consiglio, ma bastano già il video su YouTube, poi il libro cambia completamente. Dicevo, domanda è, mi costringono ad andare a fare una presentazione che devo fare per forza quella, mi costringono a vendere una cosa, allora già al dire mi costringono, manda i curriculum da qualche altra parte. Il giorno che Microsoft mi costringerà. Attenzione, io vado a parlare di SQL Server, l'ho usato, non sarò il più bravo speaker di SQL Server, ma non mi sento costretto. Il giorno che mi sentirò costretto, io domani mattina vengo qui a parlarvi di Microsoft Love Linux, è 2 anni che lo faccio, ma a me fa piacere. Il giorno che io non crederò più in quella cosa, inizierò a mandare curriculum. Poi magari per un po' di tempo ne parlerò di una cosa in cui non credo, ma cambierò lavoro. Se invece la costrizione è semplicemente, sono in un'azienda che campa e mi paga lo stipendio per vendere una certa cosa, magari, non lo so, SharePoint. Ho creato una connessione emozionale con chi ha sofferto death by SharePoint, che è la seconda causa di morte dopo la death by PowerPoint. SharePoint, se io dovessi andare a vendere SharePoint, mi concentrerei probabilmente sull'esempio di quei siti SharePoint che io uso e che sono fatti bene, perché io ho siti SharePoint che sono fatti bene e siti SharePoint che sono fatti male, come presentazioni PowerPoint che sono fatte bene e che non vuol dire avere 50 gattini nelle slide, perché quello è un becero trucco che può funzionare una volta, ma poi dopo si diventa noiosi. Per cui la risposta alla tua domanda è capire cosa ci stai facendo lì. E cercare di, cioè, perché lo stai facendo? Mi paga lo stipendio e alla fin fine non è poi così male? O sto facendo propaganda alla resurrezione del partito nazista? Non lo so. Cioè, se sto facendo propaganda alla resurrezione del partito nazista, io non ci credo molto, probabilmente cercherò di cambiare, le cose. Altre domande? Dimmi. Allora, l'eccesso di professionismo come si supera? Non lo so, si supera andando sul palco. Cioè, io inizio a preparare una cosa quando so che posso farla una, due, tre, quattro volte, perché se inizio a prepararla un mese prima, probabilmente dopo 2 settimane annullo la presentazione e mi chiudo in una caverna a piangere perché mi sento male. Probabilmente adesso non più, ma magari in passato sì. Però l'eccesso di perfezionismo si supera a un certo punto andando sul palco.
Io ieri l'ho provata 3-4 volte, mia moglie ne è testimone, poverina, stava guardando Fratelli in Affari, ha dovuto chiudere, si è dovuta assorbire me. Altra connessione con Fratelli in Affari, perché magari qualcuno ci è passato. Amore, guarda lì che hanno buttato giù una parete. Vabbè, chiudiamo un attimo questa triste parentesi. Però cioè, l'ho fatta ieri, perché sapevo che se iniziavo una settimana fa mi incartavo in delle cose, magari non riuscivo, alla fine vi avrei fatto l'altra. Invece l'ho fatta ieri, l'ho buttata giù, l'ho rivista 2 o 3 volte, ho risistemato le slide e l'ultima versione del discorso me la sono guardata 2 ore fa durante la sessione di Matteo. Con un orecchio l'ascoltavo lui e con l'altro orecchio, pensando a come faceva lui le cose, magari mi sono risistemato un attimo il discorso, sapendo che potevo citarlo perché è un amico e quindi qualsiasi cosa dicevo lui la prendeva in maniera costruttiva. No, non sono, anzi, sono indispensabili. Io quando non ce li ho, chiedo a qualche amico, perché prima usavo le app, oppure mi impostavo la sveglia sul telefono, poi in qualche modo mi arrivava magari una notifica e quindi io la guardavo e non capivo più niente. Io nelle conferenze dove non ci sono, io sono venuto prima lì a chiedere, ma me li fate vedere meno 5 e meno 10? Perché almeno 10, a me mancavano ancora 20 slide. E ho dovuto cambiare il ritmo. Almeno 5 ho dovuto decidere di tagliar via un sacco di robe. Però sono indispensabili, perché è vero che adesso c'è la birra. Quindi uno dice, vabbè, al massimo arrivo 5 minuti dopo, ne bevo una in meno. Ma una delle cose fondamentali è che se voi volete fare il bravo speaker deve essere puntuale all'inizio e alla fine. Perché dopo di voi c'è un altro speaker che magari ha bisogno di prendere possesso dell'aula, che magari ha bisogno di montarsi le sue cose, che magari ha bisogno di respirare l'aria. E se voi tirate, perché dite tra una sessione e l'altra c'è 20 minuti, bene, io stacco al 19° minuto e 50 secondi, io vi auguro di trovare uno, non registrare, uno stronzo come voi, che la volta dopo vi faccia andare lunghi di 20 minuti. Così dopo vediamo quando vi dicono, però lui è andato lungo i 20 minuti. Però magari lui pagava in quella conferenza, quindi poteva farlo. Però dopo c'è il pranzo è fisso, quindi a te te ne restano 10. Ed è il karma quello. Loro sono assolutamente indispensabili. Se non ci sono loro, io chiedo a dei miei amici di farmi i segnali. Naturalmente devono essere persone fidate, non che iniziano a farmeli alla... Che è successo? Altre domande? Cosa cambia che non posso dire? Che devo cercare di fare in modo di andare da lì a qui e magari non posso arrivare fino sotto la telecamera, cosa che magari avrei fatto in certi discorsi. Una volta avevamo uno speaker bravissimo, era un micro student partner che adesso fa il professore, faceva, poi un po' che non lo sento, faceva il professore universitario. E lui parlava, girava, si sedeva, andava. Dovevamo fare un evento che era registrato. Io ho preso lo scotch, gli ho fatto una X sul pavimento e gli ho detto: la telecamera è là, tu ti metti qui. Se tu ti allontani più di 1 metro a sinistra o a destra, io ti entro così sul ginocchio. Poi metto una sedia e tu la fai da seduto col ginocchio rotto. Alla fine ti porto in ospedale. Perché se c'è la telecamera, non c'è cosa più odiosa di dover seguire, di vedere le vostre teste, perché la telecamera deve continuare a fare così, non c'è, deve continuare a zoomare e dopo un po' voi che la state vedendo gli viene il vomito. Già io dovevo stare qui per cercare di prendere tutti e poi dovevo andare lì perché me lo sono messo lì, ma più che altro perché non mi andava di avere le note qua che tutti lo vedevano, non perché sono segrete. Magari adesso faccio un post con queste note, perché è tutto esattamente quello che vi ho detto. Ma perché magari se io lo mandavo avanti un secondo prima, quelli nella prima fila le leggevano e non stavano attenti a me. Ed è il motivo per cui non bisogna riempire di bullet point le slide dove state trasmettendo i concetti. I concetti li date voi. Se voi le mettete nelle slide, la gente legge le slide, perché se c'è una cosa scritta lì e io ve lo dico, non guardare in basso. Se io metto su una slide è perché vuoi che la leggo, se no non la metto. Quindi piuttosto sui concetti mettete la... C'è la bellissima funzionalità del presenter che è chiudo lo schermo e ha occhi a me. Quindi con la telecamera, secondo me, quella è la cosa principale. Poi il resto sono dettagli. Altre domande? Va bene, grazie di nuovo a tutti.